sono queste cose. Vogliamo capire la fisica che c'è dietro, vogliamo capire la tecnologia che c'è dietro. Quindi uno che ti dice queste cose, Da per scontato. io maliziosamente ho alzato la manina e ho detto: scusate, ma come stanno facendo in Brasile che hanno aperto anche a dei centri ufologici seri, gente che ha 50 anni sul pezzo e che sta lavorando su queste cose? Forse sarebbe il caso, e ne ha convenuto, ho detto sì, è sicuramente una cosa che potrebbe essere fatta. Quindi selezionare alcune persone competenti che hanno memoria competente su queste cose, che possono fare queste cose. Quindi un'apertura enorme per chi riesce a capire il messaggio quando una persona di quel calibro, un esponente politico oltretutto di quel calibro lì, Sì, ricordo che ha lavorato al Ministero della Difesa, è proprio, britannico, britannico. quindi ha sopra degli elementi che sicuramente lo tengono a freno e devo dire magari quello che vorrebbe, forse anche dire, però è un'apertura enorme perché non è mai Lui ha capitato. detto che non può dire quello che vorrebbe dire fino a che i documenti che ci sono non verranno derubricati, e questo lui auspica che accadrà nel Cioè, 2016. declassificati, pubblicati. Declassificati. Quindi, cioè, finché questi documenti che noi abbiamo non verranno declassificati, e sarà difficile che io possa dire determinate Però, intanto, prendiamo quello cose. Cioè, che già dire questo. Allora, Alfredo, a te la pancia, come dire, Ok, chi è? grazie signor Su. Applauso amico. Allora, io oggi vi parlerò di una cosa un po' strana. Allora, chi ha visto il mio curriculum sa che io sono un analista programmatore. Sono dal 2000 praticamente dentro il CUN e sono ormai consigliere nazionale, quindi sono uno delle persone che si occupa di determinate informazioni. Ancora precedentemente io ho seguito il CUN da almeno 10 anni, quindi leggevo le riviste del CUN dagli anni 80, quindi diciamo che è un bel pezzo che seguo l'argomento. Quindi mi sono sempre appassionato alla materia ufologica. Come dicevo, io sono un analista programmatore, quindi ho approcciato sempre le cose con una mentalità razionale. C'è un'altra passione che ho, ed è quella dello studio delle profezie. Perché? Perché penso che ci siano diverse cose molto interessanti che possono essere valutate e che possono essere acquisite. Allora, in particolare, fin da giovane mi sono dedicato alle profezie di Nostradamus. Perché? Perché le profezie di Nostradamus, non so se tutti lo sanno, sono criptate con una chiave che ancora oggi nessuno ha trovato, quindi sono mescolate. Lui ha fatto, ha pubblicato le centurie, e queste centurie sono organizzate in capitoli, sono 10 capitoli, e in ognuna di questi capitoli ha pubblicato 100 quartine, che però ha mescolato, quindi nessuno sa quale sia l'ordine temporale di queste quartine. Nostradamus cos'è che fa? Nostradamus ha una visione, ci dà una visione con il suo lavoro, ci dà qualcosa di estremamente complicato, però che ci conduce in un futuro. Lui ci dà diversi stadi di futuro, e questo è il libro appunto di cui parlava Mirko, che è appena uscito e che è stato pubblicato con praticamente la casa editrice che ho fondato io con Roberto Pinotti, che è la casa editrice affiliata al CUN, e che appunto si occupa di pubblicare gli autori che vogliono essere pubblicati. Quindi di solito per questi argomenti è abbastanza difficile essere pubblicati, no? Per cui noi ci troviamo a dover elemosinare la pubblicazione dai vari autori. Siccome ci siamo stufati di questo, abbiamo detto: è il caso che ci facciamo una nostra casa editrice, così ci autopubblichiamo. Allora, Nostradamus vede ciò che descrive.
ha fondamentalmente un approccio visivo alle cose. E questo è una cosa interessante che poche persone hanno considerato. Io ho letto praticamente tutto quello che è stato pubblicato su Nostradamus, ma spesso e volentieri questo viene tralasciato. Cioè si tende più a pensare a Nostradamus come una persona colta, un esoterista, una persona, un simbolista, ma spesso e volentieri le persone che analizzano Nostradamus non capiscono che lui in realtà ci sta comunicando delle cose che ha visto. Poi non chiedetemi come le ha viste, lui spiega alcune cose, ma lui le vede le cose e ce le dice. Allora, innanzitutto, come scorre il tempo? Facciamo una digressione. Allora, noi siamo abituati a una visione del tempo in maniera lineare, per cui il tempo si, anche con la conferenza di oggi, parte alle 3:30, ha un certo svolgimento, finirà alle 19:15. Ma per Nostradamus è come se il tempo fosse visto da tutte le angolazioni nello stesso momento. Cioè lui riesce a saltare da un punto all'altro del tempo come se fosse una cosa unica. Faccio un esempio. Allora, il tubo che vedete sopra è come noi siamo abituati a vedere il tempo. Cioè il tempo scorre da sinistra verso destra, quindi c'è un fluire facciamo finta che il tempo sia un liquido. Il liquido scorre da sinistra verso destra, dà una sua direzione e non può tornare indietro, non si può fermare. Nostradamus invece ha una visione del tempo, di questo ne sono fermamente convinto, come se lui analizzasse una provetta piena, un tubo pieno di liquido, nel nostro caso il tempo, e lui lo vedesse in tutte le sue angolazioni. E lui si può spostare da, lui vede questo segmento di tempo e si sposta da una parte all'altra, poi torna indietro. Quindi questo è il segreto alla fine della visione di Nostradamus. Quindi gli eventi fluiscono per gruppi, un evento trascina un altro. E a sua volta ne trascina un altro ancora che ne può causare diversi. Ci sono dei nodi temporali che scatenano altri eventi. Faccio un esempio banale, un ricercatore che... ancora prima, un bambino mangia una caramella e la butta per terra. E siamo vicini a un incrocio. Arriva un passante, pesta questa caramella, si ferma e toglie la caramella da sotto la scarpa, poi passa l'incrocio. Facciamo un esempio invece in cui questo bambino non mangia la caramella, non butta la caramella per terra, il passante non la pesta, passa l'incrocio e viene investito. Questa persona è un ricercatore che magari deve scoprire, che è sul punto di scoprire una cura per il cancro. Questo è un punto nodale in cui lui, in questo momento, il tempo, gli eventi assumono un valore completamente diverso. Quindi l'albero del tempo si biforca e assume un valore completamente diverso. Da una parte il ricercatore vive e trova la cura per il cancro, quindi ci sono milioni di persone che si salveranno, dall'altra il ricercatore muore e abbiamo milioni di persone che muoiono, che a loro volta genereranno. Quindi questo è un evento nodale. Nostradamus ci dà tanti eventi nodali, cioè lui descrive degli eventi precisi che a sua volta scateneranno altri eventi, altre situazioni. Quindi il futuro ha diversi rami, il futuro ha la possibilità di svilupparsi secondo degli alberi
io chiamo il giardino dei futuri possibili, che possono svilupparsi nel tempo. Ma non è solo Nostradamus, c'è Case, c'è Roll, ce ne sono tanti altri, e molti di questi, come il Nostradamus, sono stati capiti male, secondo me. Ad esempio Case parla del 39, dice che nel 39 ci saranno delle inondazioni, quindi i mari si alzeranno e ci saranno delle inondazioni. Peccato che noi abbiamo interpretato, siccome lui diceva questo nel 33, e noi abbiamo interpretato questa cosa come se fosse il 1939. Tutti quanti hanno detto: ah, non è successo nulla, quindi che si è sbagliato, quindi non c'è altrove. No, come vedete, Case stava parlando del 2039, e nel 2039 che succederanno questi eventi. Stesso discorso per Roll, che era di Torino, era una persona molto famosa, e ha fatto delle previsioni che io ho trovato. Ho contattato il cugino di Roll, che ora abita in Argentina, e mi ha dato delle previsioni completamente inedite, cioè delle cose che lui ha detto che sono molto interessanti, che non riguardano principalmente la previsione che potrebbe fare di solito, no? Tutti i documentari che avete visto su Roll, dice: sì, mi ha detto che l'autobus non sarebbe passato, non avrebbe aperto le porte. No, qui si parla di previsioni politiche, si parla di cose molto forti. E quindi, ritornando a Nostradamus è stato quel profeta più studiato, ma anche il più ridicolizzato o il più offeso. Perché? Perché molti hanno avuto l'arroganza di interpretare Nostradamus a modo loro. Invece molte volte bisogna leggere cosa c'è scritto. Quindi se non sai quello che c'è scritto, astienti dal pubblicare una determinata cosa. Puoi fare delle ipotesi, però sono sempre ipotesi che deve fare il ricercatore. Quando io dico: secondo me Nostradamus dice, sono io che lo dico, non è Nostradamus, perché Nostradamus ha criptato le sue cartine per il fatto che sa che le sue cartine sono pericolose e sa che se qualcuno capisce più del dovuto potrà avere vantaggio da questa cosa, per lui questo non lo vuole, né voleva a quel tempo essere bruciato, perché a quel tempo lui era già stato accusato di praticare arti oscure in gioventù, e quindi ha deciso di confondere quello che stava scrivendo. E quindi lui ha fatto diverse opere, oltre alle quartine, come la lettera del Rico, la lettera al figlio Cesare, che sono abbastanza criptate, sono abbastanza sibilline, anche se comunque nella lettera del Rico II e nella lettera al figlio Cesare poi lui dice le cose. Quindi, ecco perché si parla di parte profetica della lettera di Enrico e di parte profetica per la lettera di Silvio Cesare. Quindi, quando voi leggete qualcosa su Nostradamus e arriva lo scettico di turno che dice: ah, non è successo niente, è tutta una puttanata, Nostradamus ha sbagliato, no? Ricordatevi che c'è sempre qualcuno che ha interpretato quella cosa. Ok? Quindi, faccio un esempio banale. Facendo analizzando alcune quartine, io ho trovato che Nostradamus parla di Lomignon. Lomignon è un personaggio abbastanza famoso che dovrebbe riscattare le persone, dovrebbe riscattare l'Europa dalla futura invasione islamica. Allora, nelle quartine si dice:
questa persona metterà le città in camicia. Questo non ha senso, no? Non ha senso questa affermazione. Andando a verificare il termine francese originale, ho scoperto che quel termine lì poteva essere, nei manuali militari del tempo del 1500, era interpretato anche, significava fortezza, mura. Quindi il fatto che un capo militare metta le mura attorno alle città ha già più senso, no? Del fatto che un capo militare metta alle città la camicia, no? Quindi dipende sempre da chi interpreta la cortina. E siccome Nostradamus, ripeto, fa dei trucchetti perché era rosacrociano, quindi iniziavano i primi rosacroci, quindi ha il linguaggio verde, fa tutta una serie di crasi, di abbinamenti, quindi è estremamente criptico, è molto facile sbagliare, addirittura dirò di più, è molto facile capire esattamente il contrario di quello che lui sta dicendo, quindi è molto difficile poi riuscire a legare tutte quante le quartine e capire il senso delle cose. Allora, lui nasce nel 1503, viene iniziato dal bisnonno alla Kabbalah, il bisnonno era ebraico, e ha tutta una serie di informazioni sugli astri, le matematiche esoteriche, eccetera. È interessante notare che in quel tempo l'astrologia è una scienza per quel tempo, in cui è una cosa che viene studiata nell'università. Carlo V, re di Francia, dice che un medico senza astrologia è come un occhio che non vede. Quindi facevano, può sembrare ridicolo oggi, ma i medici del tempo facevano gli oroscopi ai pazienti per capire che cosa. Però a quel tempo Nostradamus combatterà più e più volte come medico contro la peste, e ben 300 anni prima delle prime analisi microbiologiche capirà che è vitale proteggere le città con la pulizia, quindi avere le fogne, lavarsi le mani, sciacquare la frutta, fare tutte queste operazioni che possono aiutare la pulizia. Fine erborista, perché è un fine erborista, ha scritto un trattato di erboristeria, appunto, come vi dicevo prima, viene accusato di praticare arti oscure. E quindi lui inizia a girare per l'Europa, prende la laurea, no? E in Francia e ad Avignone, e inizia a girare per tutta l'Europa. A questo punto latinizza il suo nome e diventa appunto Nostradamus e si converte al cattolicesimo. È una persona schiva, di carattere taciturno, e praticamente conosce un po' tutte le persone del tempo che potevano essere interessate al suo lavoro. Si sposa, appunto, ha due figli, però vengono tutti e tre falcidiati dalla peste del 1535. Inizia a girare per tutta Europa e alcuni dicono che sia finito perfino in Iran, e arriva sicuramente in Liguria, in Germania, quindi alla fine conosce, e appunto in Iran, e quindi conosce l'ebraico, il latino, il greco, il tedesco, l'italiano, il francese, che è la sua lingua natale, e forse anche l'inglese. Quindi era una persona estremamente colta. Chi vi dice che Nostradamus era un vecchio pazzo
sta mentendo sapendo di mentire. E proprio perché lui conoscerà tutti i luminari del suo tempo, incluso il famoso Paracelso, medico, filosofo, astrologo, poi girerà e entrerà in diversi monasteri, dove appunto scriverà alcuni libri sulle profezie. Viene richiamato e come consulente, diremo oggi, per alcune epidemie di peste, che vince appunto imponendo una forte azione di pulizia delle strade, delle fogne, di disinfettare le case, i servizi igienici. Quindi è un precursore di quello che è stato poi, per esempio, Pasteur o altri medici, ad esempio napoleonici, che furono i primi a sterilizzare, ma stiamo parlando di 200-300 anni dopo. A quel punto, dal 547, si deriva le previsioni astrologiche che esegue con molta cura, e dal 555 al 566 completa la sua opera profetica che gli darà la celebrità. Muore nel 566. Allora, Nostradamus conosce Caterina de' Medici, che con suo figlio Carlo IX si recherà alla casa di Nostradamus e lo omaggerà. Quindi immaginatevi questa scena: il paese di Nostradamus vede tutto il corteo reale arrivare e fermarsi a casa di Nostradamus, dove Nostradamus presenterà la sua moglie, nuova moglie, e i suoi 8 figli. Alla fine di Nostradamus sicuramente ci restano molte informazioni. Innanzitutto è una persona reale, non è una persona inventata, e lui all'inizio, nel libro delle quartine, spiega come ottiene queste visioni. Cioè lui dice: io facevo 3 giorni di digiuno, dopodiché tenevo una verga metallica in mano e mettevo l'altra mano o un piede in una bacinella d'acqua, quindi la metteva a terra, oggi diremo che la metteva a terra, mentre con l'altra mano teneva questa verga metallica. Non so se oggi può funzionare con tutto l'inquinamento elettromagnetico che abbiamo, però se c'è qualcuno che vuole provare, può provare. Allora, Nostradamus ci dice nella lettera di Enrico, qui adesso vado per faccio un discorso chiaramente, non vi voglio leggere e tediare leggendovi tutta questa cosa perché è molto lunga, però lui fa un discorso partendo dalla più o meno dai tempi un po' precedenti ai nostri, e dice che ci sarà una grande alleanza, sarà un periodo molto turbolento, si riferisce sicuramente alla prima guerra mondiale, poi ci sarà una grande alleanza fra la Germania, l'Italia e un paese molto lontano, quindi questa è la triplice alleanza durante la seconda guerra mondiale, e poi questo periodo sarà un periodo molto funesto. Dopodiché passa ai giorni nostri. I giorni nostri, sintetizzo, lui dice che ci sarà una grande chiusura degli stati che toglieranno poco a poco la libertà alle persone, alle genti. Ed è quello che sta succedendo oggi, cioè noi siamo sempre più, non dico schiavizzati, ma oppressi da tutto un sistema che ci fa credere di essere liberi, ma in realtà liberi non siamo, no? Perché noi ci alziamo perché dobbiamo andare al lavoro, no? C'è il famoso discorso che uno va al lavoro per mantenersi di lavorare. Quindi se vi fermate un attimo, no? Uno dice: ma insomma, io prendo 1500 euro al mese, ne spendo 300 di viaggi,
400 di mangiare fuori, poi mi rimangono 1000 euro che devo pagare l'affitto, il mangiare, alla fine cosa mi rimane? Cioè io lavoro per mantenere questo circuito, quindi non hai la possibilità di pensare, non hai la possibilità di fermarti e di riflettere su quelle che sono le cose importanti. E quindi lui dice, c'è sempre questo periodo di oppressivo, ci sarà poi la Chiesa che verrà, perderà la fede, ci sarà praticamente una forte perdita di fede, e dice, parecchi di essi, leggo qua, parecchi di essi rinnegheranno la vera fede. E poi dice, si passerà a quello che è lo stadio successivo. Lo stadio successivo sarà una grande epidemia, lui lo dice chiaramente, sarà una grande epidemia, dove moriranno tantissime persone. E qui vi potete sbizzarrire, può essere la SARS, può essere Ebola, può essere la MERS, che sono queste nuove epidemie di polmonari che abbiamo, perché oggi tutti quanti dicono, anche Bill Gates, leggevo una dichiarazione qualche giorno fa che diceva che sì, è possibile che nel periodo della mia vita, lui ha già 60 anni, quindi nel periodo della mia vita è possibile che scoppi una grande pandemia. Quindi. E dopodiché ci sarà, dopo questa grande pandemia, ci sarà una le persone non saranno sulla retta via, non avranno un'etica responsabile, continueranno per la strada che hanno intrapreso e continueranno nel loro progetto di demolizione della vita e della libertà delle persone. E creeranno delle forze che poi si riveleranno estremamente distruttrici. Lui dice che al clero verrà fatta ogni angheria e poi parte con la vera e propria fase, che è quella della guerra. Dice che ci saranno due guerre mondiali che saranno estremamente devastanti per l'Europa e forse anche per altri. La cosa interessante è che, ecco qui, vedete qui, poi nello stesso anno, nei successivi, scoppierà la più terribile epidemia causata dalla precedente carestia. E così grande tribolazione mai avvenute dopo la fondazione della Chiesa cristiana in tutti i paesi latini. Qui siamo già nel futuro, no? Lui parla chiaramente di una invasione islamica. Dice chiaramente che questi signori, arrivati a un certo punto, partiranno e arriveranno in Europa. Arriveranno in Europa da tre direttrici: dalla Spagna, dal sud, quindi dalla Libia, e da est, quindi dalla Turchia, e faranno quello che oggi noi diciamo una manovra a tenaglia. Pochi sanno, ci arriveremo dopo nella seconda sezione, questo, pochi sanno che Nostradamus nelle sue quartine spesso fa riferimenti ufologici. Esempio: molto vicino a Do, lettura di Anda, gran fuoco dal cielo in tre notti piomberà, causa avverrà ben stupenda e ammirabile, subito dopo la terra tremerà. E qui siamo grosso modo a Tolosa, in una Spagna settentrionale, quindi o è una caduta di meteoriti, oppure io faccio l'ipotesi di nuove armi che provocheranno vasti terremoti.
Voi vedrete presto e tardi grande cambiamento, orrore estremi e vendette, che se la luna condotta dal suo angelo, il cielo si avvicina alle inclinazioni, nel cielo si avvicinano rivolgimenti. Questo è interessante perché sembra che l'asse terrestre si sia rivoltato, quindi può avere doppio significato, poi ha un significato simbolico, quindi la destra diventa sinistra, l'altra diventa il basso, no? Un linguaggio esoterico, quindi c'è confusione totale, quindi non ci sono più punti di riferimento, oppure potrebbe avere un significato astronomico. Quindi ci potrebbe essere un cambiamento di asse terrestre, per cui le stelle nel cielo che noi vediamo non sono più quelle che siamo abituati a vedere. Di notte il sole penseranno ad aver visto, quando il porco mezz'uomo si vedrà, rumore, canto, conflitto nel cielo, combattere si vedrà, e dopo le bestie si sentirà parlare. Allora, questo è interessante perché qui lui parla di una vera e propria battaglia nel cielo. E non è la prima volta che lui dice questo, ci sono altre quartine in cui lui parla proprio di battaglie che verranno fatte nel cielo. E per uno che viveva nel 1500, insomma, è abbastanza strano. Ma vedete che cose strane ce ne sono. Questo è molto interessante. Centurio 1, quartina 91. Gli dèi si renderanno visibili agli uomini. Già qua. Perciò saranno responsabili di grande conflitto. Prima sarà visto segno nel cielo e poi spada e lancia, che verso sinistra farà la più grande afflizione. Allora, attenzione su una cosa. Nostradamus, quando scrive le quartine, ha un ordine ben preciso. La prima riga, gli dèi si renderanno visibili agli uomini, è il momento temporale. Cioè lui, proprio perché ha queste visioni e non sa quando succederanno gli eventi, ci dà una chiave temporale, cioè ci dice quando gli dèi si renderanno visibili agli uomini, la seconda riga identifica di solito l'evento, quindi perciò saranno responsabili di grande conflitto. Le ultime due righe descrivono questo schema che vi sto dicendo è grosso modo in tutte le quartine. Le ultime due righe dicono il dettaglio, quindi dicono l'evento vero e proprio. Perciò sarà visto nel cielo, sarà visto sereno il cielo e poi spada e lancia. Quindi ci sarà il cielo pulito, non ci sarà niente, e poi ci sarà spada e lancia. Che può anche qui può avere un significato simbolico, quindi guerra, spada e lancia, o può avere un significato visuale. Perché? Perché molte volte nel passato gli UFO tubolari sono stati identificati come lance o come spade. Che verso sinistra farà più grande afflizione, sinistra e ovest. Quindi lui dice, attenzione, che ci sarà una guerra molto grave a ovest della Francia, chi c'è? C'è l'oceano, e dopo l'oceano cosa c'è? Gli Stati Uniti. Quindi probabilmente qui lui ci sta dicendo, guardate che questi dèi che si presenteranno probabilmente faranno un conflitto con chi? Con gli Stati Uniti. Allora, è interessante notare che, sarà un caso, sicuramente lo è, che nel 2013, no, nel 2015, il 23 marzo del 2015, gli israeliani hanno fatto una esercitazione sull'arrivo degli alieni. E hanno detto, ma se arrivano gli alieni, noi cosa possiamo fare? E hanno fatto questa esercitazione. Magari al posto degli alieni intendevano Hezbollah, non lo so, però, o l'Iran, però hanno fatto questa esercitazione ed è abbastanza curioso. Allora, da quello che vedrete più avanti, nella seconda parte, Israele secondo me cade tra il 2018 e il 2020, verrà proprio conquistato, verrà annientato.
E quindi altra quartina, si sentiranno combattere armi nel cielo. I divini nemici, questo stesso anno, le leggi sante e ingiustamente criticate vorranno. A morte molti credenti per folgore e guerra metteranno. Quindi questi signori che scendono giù mettono in discussione tutto quello che noi abbiamo fatto, abbiamo detto, i nostri credo, le nostre religioni, le nostre cose. E non è questo un comportamento che ci aspetteremmo da degli esseri che fino adesso ci hanno visitato, che è 2000 anni che non interagiscono con noi. Però questo non è proprio vero, perché ci sono stati casi, e ad esempio ce lo dice nel libro dei prodigi, Giulio Sequente narra di prodigi avvenuti a Roma tra il 249 a.C. e il 12 a.C. E molti di questi prodigi oggi sarebbero ritenuti ufologici. Ad esempio, un trave ardente si estese verso il cielo da occidente, ma anche nel 91 a.C. un globo di fuoco che produsse gran fragore nel cielo, e sempre nel 91 a.C. a Spoleto scese in terra un oggetto che emise fuoco e fiamme. Possono essere meteoriti, ma nel Medioevo abbiamo altre battaglie che avvengono nei cieli. Abbiamo tutta una serie di resoconti a Basilea, Norimberga, di strutture tubolari, cilindriche, molto strane. Vedete questo lancione qui, no? Il discorso che dicevo prima del lancione. Oppure di questi contenitori cilindrici che oggi noi definiremo navi madri, che mandano nel cielo le astronavi più piccole. E vedete poi qui a terra tutta una serie di le navi colpite cadono a terra, si incendiano e distruggono il terreno e le cose che toccano. Allora, Plinio, quindi ho tratto brutalmente dal libro di Michele Mana, che tra l'altro è in sala qui, che è un osservatore, si è messo in fondo, una cosa molto interessante, e cioè Plinio dice che, tratto appunto dal libro Esodo, la storia segreta, che ci fu uno scontro fra due montagne che si combatterono nel 91 a.C. sotto il consolato di Lucio Marcio e Sesto Giulio, e questo successe nelle terre dell'Agro Modenese. Una di queste strutture cadde e schiacciò tutte le case e tutte gli animali e le persone che erano sotto. Quindi abbiamo diverse volte nel passato abbiamo avuto dei conflitti fra entità altre che non sono di questa terra, che nel 91 a.C. i romani non avevano le astronavi, ovviamente non avevano mezzi aerei, quindi c'è qualcuno che sta combattendo, però noi fino adesso siamo stati lasciati in pace. Quindi è probabile che quello che è successo a noi sia spiegabile solo in un modo, cioè che noi siamo sotto quello che oggi definiremo un ombrello protettivo. Chi di voi conosce Biglino? L'avete sentito, no? Biglino lo conoscete. Ecco, Biglino cosa dice? Dice che anche Mano ne parla, anche Pinotti ne ha parlato, ma lui in particolare dice che degli esseri sono arrivati sul pianeta Terra, hanno fatto delle opere di ingegneria e poi si facevano servire dagli uomini. Gli uomini andavano e bruciavano i visceri, gli offrivano i visceri. Perché? Perché questi esseri si calmavano con l'odore dei visceri bruciati. Oggi questo non succede. Quindi è molto probabile che
il Dio vendicativo, lo Yahweh della Bibbia, no? Che dice vai e distruggi, rade fuori la città, non lasciare in vita nemmeno mogli, figli, eccetera, non fosse il Dio che noi oggi consideriamo. E Milino dice proprio questo, dice guardate che il Dio della Bibbia, del Vecchio Testamento, in realtà non è un Dio, non è il Dio che conosciamo noi, ma è un'entità che è scesa e che militarmente ha occupato il pianeta e si faceva servire in tutti i modi possibili ed immaginabili. Allora, siccome questo oggi non succede, dobbiamo per forza ipotizzare che queste persone siano state mandate via, gli abbiamo detto, qualcuno sia arrivato più potente militarmente e abbia detto senti, adesso te ne vai perché hai fatto abbastanza danni, te ne vai e lasci in pace questa gente. E questo apre uno, ecco, analoga cosa le troviamo appunto nell'Imana, no? Battaglie tra carri celesti. Chi si è letto il Manika Shastra sa che queste cose, no? L'arma di Brahma, che usavano praticamente raggi laser, missili, l'energia dal mercurio, l'energia dai laser, cioè tutta una serie di informazioni che ci vengono date in questi testi sacri che oggi, già oggi sono preziose. Fino a ieri noi dicevamo che era una fantasia, ma le stesse cose le troviamo nei poemi omerici, no? I poemi omerici abbiamo i dei che si combattono fra di loro, no? Quindi è lo stesso pattern che si ripete nei vari poemi, abbiamo sempre le stesse cose. È possibile che esistano delle navi stellari grosse? Ma è possibile, queste sono due foto, una è presa dal Meteosat, quella a sinistra, quella in basso è presa dal GOESOTO, e fanno vedere delle cose abbastanza grosse che possono arrivare in orbita attorno alla Terra. E a questo punto il problema è chi si sta combattendo, no? Chi si combatte? Perché si combatte? E perché noi abbiamo avuto il cristianesimo? Quindi queste cose, io mi rendo conto che vi sto dicendo delle cose abbastanza strane, no? Chi non ha mai approcciato queste cose, come vedete io ho approcciato a 360 gradi la cosa, perché quando imbocchi una direzione poi ti trovi a dover cercare di spiegare altre cose, e quindi una cosa richiama l'altra, come le ciliegie, no? Quindi a un certo punto, perché il cristianesimo? Cristianesimo, noi abbiamo una persona che arriva, lasciamo perdere chi è, però che dà dei messaggi. Io oggi non voglio affrontare chi è Cristo, voglio affrontare il messaggio di Cristo. Cristo cosa dice? Una cosa estremamente diversa da quello che diceva Yahweh. Perché Yahweh ci dice tu amerai il tuo Dio con tutto il cuore, con tutto il tuo desiderio e con tutta la tua forza. Basta. Tu amerai me e solo me, che sono il tuo Dio. Non c'è nessun altro. Ti devi sottomettere al mio potere, al mio volere. E nel momento in cui tu decidi che non lo vuoi fare più, perché passa un'altra alleanza, io ti uccido. Cioè è così che funziona, no? Sodoma e Gomorra, lo ricordava Biblino, sono state distrutte per il semplice fatto che questi signori volevano passare ad un'altra alleanza, e quindi si è riunito il Gran Consiglio e hanno deciso di usare le armi nucleari e di sterminare Sodoma e Gomorra e tutte le valli, sventrare la montagna
per cui poi per 2000 anni l'uva era amara, c'erano tutta una serie di problemi, l'ha detto lui ieri sera, era la tarefa, era quello che gli ha detto, che ha detto lui. A questo punto cosa succede? Succede che invece con il cristianesimo abbiamo un cambio. Abbiamo un cambio perché lui dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, ma anche amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, ma amerai anche il prossimo tuo come te stesso. Quindi c'è un messaggio che è completamente diverso, c'è un'integrazione al messaggio primario, c'è un'integrazione. Questa integrazione è attenzione che anche gli altri sono importanti, anche gli altri sono delle entità che tu devi rispettare, e questa è una rivoluzione rispetto a prima, no? Quindi mi sorge il sospetto che quando Gesù dice io sono venuto a morire per voi, sia vero questo. Perché? Perché vi devo salvare da cosa? Non dal peccato originale, vi devo salvare da quello che vi è stato insegnato prima. Vi devo insegnare che cos'è l'amore per il prossimo, vi devo insegnare a vivere in pace. Questo secondo me è quello che voleva dire. È una mia opinione, me ne rendo conto, me ne assumo tutta la responsabilità. Però quando lui dice io vengo qui, mi sacrifico per voi, lui in realtà è vero, si sta sacrificando per noi affinché noi cambiamo mentalità, affinché noi da popolo di combattenti, da popolo di assassini, da popolo di gente senza morale, no? Diveniamo una popolazione, un'entità con morale. Questo secondo me è il più grande regalo che ci abbia potuto lasciare. Quindi no, io adesso non voglio assolutamente affrontare il discorso chi è, chi non è, cos'è, però per me è importante il messaggio. Il messaggio è rivoluzionario, perché signori, Dio non ha bisogno di integrazioni, no? Quindi Dio manda il messaggio, se è veramente Dio non ha bisogno di essere integrato. Quindi c'è qualche cosa che non va in tutto questo discorso. Io sono programmatore, la logica non ci sta, no? Quindi non è che ragiono per fede, dico, ragiono un attimo, dico, vabbè, insomma, fosse Dio, c'è bisogno di integrare la parola di Dio? No, vuol dire che sono due entità diverse, quindi sono due persone diverse. Quindi mi sorge il sospetto che il messaggio di Cristo sia un qualche cosa che ci è stato dato proprio per farci fare una svolta evolutiva e darci la possibilità di cambiare il corso del nostro futuro. Dopo riprendo con gli eventi bellici. Se intanto qualcuno vuole pensare a qualche domanda, cosa dici? Da fare alla fine. Da fare alla fine? Sì, sì. Ok. Quindi annotatevi le domande. Finiamo tutto il discorso e poi dopo lasciamo più spazio alle domande, perché sennò non ho...